Lui aveva una lettura intelligente. Io quello che dico sempre, la sua lettura non era quella solo di uno speaker, era di un interprete che trasmetteva il significato di quello che veniva detto agli altri. Questo per noi era basilare. Forse non sembrava nemmeno lui, quando non impostava la voce, difficilmente riuscivi a capire che si trattasse proprio di lui, di The Voice, come lo chiamavo io. Lui era come se fosse una spiegazione al lato del testo, riusciva a dare qualcosa di più che il testo non aveva. Compagno di scuola al liceo mi diede l'indirizzo del primo studio di doppiaggio dove misi mai piede in assoluto ed era la CTA. Entrai in sala, c'erano dei doppiatori in pausa, stavano parlando così e io subito ho notato la voce di Claudio, io non sapevo che l'avrei trovato ovviamente. Ed è stato non solo, a me fa venire i brividi pensare che proprio il destino abbia voluto che ci fosse lì lui. Che poi la sua figura avrebbe influenzato la mia vita, insomma, come non avrei mai immaginato. Al loro interno, ancora perfettamente conservati, i resti di microscopici esseri viventi risalenti a 220 milioni di anni fa. A quell'epoca l'Europa faceva parte di un gigantesco supercontinente chiamato Pangea,